Firenze, città di Matteo Renzi, la piazza gremita, la folla in attesa di assistere all'ultima puntata di Servizio Pubblico e Santoro che la intitola Rosso di Sera. Chissà, forse un omaggio alla sinistra di un tempo o a quella che è rimasta oggi. Tra i VIP ospiti del giornalista, ieri sera c'era anche Sabrina Ferilli, elegante in abito rosa cipria, che ha letto una lettera apprezzata da molti ma osteggiata da tanti altri. L'attrice romana di Roma e rossa dalla nascita ha infatti esordito dicendo: «C'è chi di sinistra ci diventa, io ci sono sempre stata. Sono di sinistra perché la storia di questo paese mi dice che qui c'è il meglio, sarò sempre di sinistra. Senza la sinistra», continua, «per l'uomo sarebbe ancora più duro sopravvivere. Quando Michele mi ha chiesto di portare qualcosa di rosso, io ho portato me». Se la piazza ha battuto le mani all'attrice della grande bellezza, sul web sono piovute molte critiche. Ma la Ferilli, ricorda un utente, non è quella che è andata a trovare Lele Mora in carcere? E ancora, Servizio Pubblico, Sabrina Ferilli, imbarazzante. Oppure c'era anche chi ha scritto: «Ah, c'è pure quella statista della Ferilli».